Ciao, io sono Vittorio. Ciao, sono Francesca Morganella. Sono Raffaele Rodriguez. Il mio nome è Giulia Proietti d'Imperi. Sono di Bologna, però gli ultimi 5 anni prima di venire qua sono stato a Torino e prima ancora un anno a Lisbona. Vengo da un paese in provincia di Benevento, San Giorgio Lamolara, e mi sono trasferita qui a Palermo da novembre del 2022. Ho studiato psicologia a Malaga, in Spagna. Ho 30 anni, sono nata e cresciuta a Roma, ma dal 2020 vivo a Palermo. E qui faccio l'assistant project manager in una ONG che si occupa di educazione, formazione ed innovazione. E prima ho studiato la triennale di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali all'Università Orientale di Napoli, poi mi sono trasferita a Padova per studiare la magistrale in Human Rights and Multilevel Governance. Avendo maturato sempre un interesse verso la progettazione europea, ho deciso di partecipare un po' più attivamente, mettendomi in gioco per un periodo più lungo, quindi ho aderito al programma European Solidarity Corps per 8 mesi. Ho partecipato e organizzato attività di sensibilizzazione per il rispetto dell'ambiente e la promozione di diritti umani per persone con un background migratorio o persone senza tetto, comunque con dei bisogni particolari. Dopodiché ho avuto l'opportunità di trasferirmi a Palermo perché ho trovato un'occasione lavorativa interessante che si abbinava alla città altrettanto interessante e quindi ho deciso di partire. Lavoro come project manager in un'organizzazione non profit qui a Palermo e sono qui in Italia da 2 anni, circa 2 anni. E questo, sono una unità che gestisce progetti collegati con la disabilità, il benessere e lo sport. Sono advertising specialist per un'azienda che si occupa di formazione in ambito digitale. Advertising specialist significa che mi occupo di creare strategie e di creare attivamente le pubblicità sui social media, in particolare Facebook e Instagram. La seconda parte della mia vita è dedicata invece alla content creation perché ho aperto un profilo Instagram in cui racconto Palermo e la Sicilia con i miei occhi, quindi faccio promozione e valorizzazione del territorio siciliano, in particolare palermitano. Allora, non è così facile da spiegare, però diciamo che con la mia ragazza, diciamo, ci siamo incontrati là studiando. Vivevo a Torino prima di venire qua, io sono di Bologna, però nessuno di due si era trasferito lì per vivere. Quindi dopo 5 anni comunque di permanenza abbiamo iniziato a pensare di poter cambiare città, diciamo per anche inseguire un lavoro che ci piacesse di più, perché quello che stavamo trovando non era proprio stimolante, possiamo dire. E quindi niente, mentre lavorava, io ho finito il mio tirocinio precedente, ho iniziato a mandare candidature per i lavori che mi interessavano in città in cui mi sarebbe piaciuto vivere, quindi le ho mandate da Palermo, Napoli, Roma e ho trovato, come dire, un'ottima combinazione qui a Palermo. Mi sono trasferita a Palermo perché ho trovato un'opportunità lavorativa interessante e non solo, anche perché diciamo, Palermo è sempre stata una delle mie città preferite e quindi diciamo, questa occasione è stata duplice sia da un punto di vista professionale che privata di vita perché mi ha dato l'opportunità di venire a vivere a Palermo per un periodo lungo. Ok, mi sono trasferita perché da sempre volevo fare una nuova esperienza e lavorare all'estero, anche conoscere de delle altre culture e in questo caso un'altra lingua pure. E Italia c'era sempre nella mia mente perché ovviamente si conosce molto all'estero e mi faceva molto piacere provare a vivere in Italia. Ho conosciuto un ragazzo che è qui di Palermo, quindi ho approfittato di questa occasione e ho detto ok, ora o mai, quindi sono venuta per queste 2 ragioni, diciamo. Questa è una bellissima domanda, perché è stato un colpo di fulmine. Sono arrivata qui nel luglio 2020, dopo la prima riapertura dalla pandemia. Ero venuta in viaggio per andare a trovare dei miei colleghi, perché insomma, la mia azienda non abbiamo uffici, lavoriamo in smart working da prima del Covid e qui a Palermo c'erano dei miei colleghi molto cari che mi avevano proposto di venirli a trovare, quindi insieme ad un'altra amica ed ex collega. Siamo partiti all'avventura per circa un mesetto, abbiamo fatto le turiste e le lavoratrici qui a Palermo. Dopodiché ci è bastato pochissimo per innamorarci della città. Avendo la possibilità di poter lavorare ovunque, non abbiamo trovato grandi difficoltà ovviamente a trasferirci, così abbiamo fatto questa pazzia, abbiamo lasciato tutto, abbiamo deciso di vivere a Palermo.
In questo primo mese e mezzo sicuramente mobilità, diciamo qui è più difficile, senza dubbio. Poi io vengo in bici, quindi magari quando avrò un motorino sarà più facile. Però dal punto di vista, ad esempio, umano, delle relazioni, del modo di viversi le strade, le piazze, è sicuramente più caldo, più bello, mi piace, non so come dire. Per il resto dovrò aspettare ancora qualche mese, credo. Il cambiamento all'inizio, diciamo, è stato cauto e ha avuto il suo impatto, non è stato così fluente, però dopo un po' di tempo, diciamo, la città si è mostrata molto welcome nei miei confronti, così come le persone, quindi è stato facile dopo un po'. Diciamo che sì, ci sono delle differenze. E soprattutto qua trovo un ambiente molto più rilassato, diciamo, nel fare le cose in generale, e allo stesso tempo molto più caotico della città di Malaga. Vedo anche nella gente un po' più vicina qui, e anche avete una cultura del cibo molto più, diciamo, importante che quella che c'è in Spagna. Eh sì, queste sono le differenze che ho notato di più. Allora, sono moltissime, davvero. Io ci trovo molte poche similitudini. Palermo è una città molto più simile a Napoli rispetto che a Roma. Principalmente le persone hanno un approccio molto diverso. Magari il romano è più informale e più caciarone in certe situazioni, mentre il palermitano magari all'inizio ha una leggera diffidenza. Poi però quando gli entri nel cuore e non esci più e vieni pervaso da un amore immenso. Come a livello proprio di luogo, Palermo ha una dimensione molto più umana rispetto a Roma, è molto più fatta a dimensione, secondo me, delle persone, perché è molto più piccola. In 30 minuti puoi essere in montagna, in 30 minuti puoi essere al mare, puoi girare moltissimo a piedi in monopattino, la macchina se vivi in centro serve pochissimo. Certo, c'è un problema un po' di spostamenti e di mezzi e di collegamenti, ma io sono fiduciosa e sono certa che si possa risolvere. E poi devo dire che anche il costo della vita a Palermo, in Sicilia in generale, è molto inferiore rispetto a Roma, quindi dagli affitti all'andare fuori, andarsi a bere una cosa, con uno stipendio medio a Palermo sei mediamente più benestante. Beh, direi di sì, però non a tutte le persone, come dire, non tutte le persone sono fatte per tutte le città e viceversa. Io non potrei mai vivere a New York, però sicuramente una persona simile a me consiglierei di venire qua a Palermo. Doppio sì, la consiglierei. So che non è facile, io l'ho vissuto come un privilegio quello di migrare al sud per lavoro, non tutti possono permettersi di farlo, però chi può io consiglio di farlo per mille cose, perché innanzitutto Palermo è una città aperta e per una persona, diciamo, con una mentalità aperta, diciamo, si sposa abbastanza. È piena di vita, di attività, di associazioni. La Palermo che mi piacerebbe ancora di più vivere sicuramente dovrebbe essere più accessibile e più inclusiva, in termini di infrastrutture, in termini di autobus, insomma, diciamo, delle mezzi pubblici in generale. Anche, diciamo, dal punto di vista linguistico dovrebbe essere un po' più, diciamo, si apre sempre più ai turisti, però mi sembra che gli manchino alcune cose che potrebbero migliorare il servizio. Mi piacerebbe vedere tra le varie fritture in mezzo alla Via Macheda anche delle attività culturali che comunque ci sono. Però mi piacerebbe che si espandesse anche di più questo versante, perché poi la Sicilia, Palermo ne è piena. Quindi, diciamo, promuovere anche questo lato, il lato culturale di Palermo, o a fianco, se non di più, di quello del cibo. Assolutamente sì, io infatti già lo faccio, già consiglio ai miei amici e mia sorella di venire qua almeno per, non lo so, minimo una settimana e trovare e vivere la città di Palermo e vedere tutto il suo ambiente che dicevo prima, rilassato, e anche l'istoria, l'arte, le spiagge, ovviamente. Sì, lo consiglio assolutamente, è un'esperienza da fare. Allora,
ovviamente la rifarei un milione di altre volte. La consiglierei, non credo che sia un'esperienza che si possa replicare o consigliare in modo schematico e robotico, credo che ognuno abbia la propria esperienza, l'esperienza che fa più per lui. Sicuramente, sperimentare diverse città finché uno non trova il suo posto nel mondo, se ancora, insomma, non l'ha trovato, non considera la propria città natale come posto nel mondo, direi che è assolutamente da fare. Per il resto io ho vissuto questa esperienza senza paure. Un'altra cosa forse è stata quella di aver paura di non instaurare dei legami profondi in una nuova città, però poi diciamo che soprattutto negli ultimi mesi sono stata ampiamente smentita. Non ho avuto grandi paure, ho avuto veramente solo un grande amore per tutto quello mi viene pure da piangere, va bene. Per tutto quello che è successo in questa città meravigliosa.